Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Mystic e bentornati in questo nuovissimo video del Rise Clan. Ebbene sì, siamo tornati con un nuovissimo gameplay stratosferico e siamo qui con il video delle 14.30 e vi ricordo sicuramente e subitissimo di rimanere sincronizzati anche alle 18 per il secondo video della giornata. Ho notato che devo stare un pochetto distante dal microfono perché dall'ultimo commentary era inascoltabile con tutti quei pof 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 che c'erano. Comunque, ora ho capito il motivo e cercherò di restarci il più distante possibile, perché quando ho fatto quel commentary ero veramente vicino al microfono. Però vabbè, dettagli a parte, introduciamo questo gameplay che è una double FFA mob realizzata con l'MP9 da chi ragazzi, del nostro Rise Demolitor, il mio grande amore. No, in realtà sapete com'è, ma in questo commentary voglio parlarvi un po' delle persone con cui ho legato di più all'interno del clan e con cui ho stretto di più amicizia, perché effettivamente sono entrato da ormai 2 mesetti, credo, o forse anche di più, però ancora non vi ho parlato delle mie impressioni riguardo al clan, ovvero come mi sono ambientato io, come sono le persone che ci stanno dentro, eccetera eccetera. Abbiamo 4 minuti, più o meno 5, quindi posso veramente dilungarmi tantissimo. Prendo anche in mano WhatsApp perché veramente non li conosco ancora tutti quanti, siamo tipo in 30 membri e bene o male non ho ancora avuto modo di parlare benissimo con tutti, però con alcuni ho veramente stretto abbastanza amicizia. Innanzitutto ci tengo a dire che la prima persona con cui sono veramente legato particolarmente del clan è Slevin, perché è stato, diciamo che con la scusa che adesso magari giochiamo anche a Minecraft insieme, eccetera eccetera, abbiamo avuto modo di parlare spesso su Skype, di sentirci spesso anche per messaggio, di scriverci, eccetera eccetera, e quindi forse è la persona che con la quale per ora ho stretto veramente un bel legame. Poi un'altra persona pari pari, penso, se un po' meno di Slevin, ok, però è Blaze, e dopo tutti nello stesso piano sono gli altri membri alla fine, che comunque è un grandissimo livello di amicizia alla fine. Mi trovo bene con tutti quanti, veramente sono tutti strasimpatici, tutti matti da legare, ed è una cosa fortissima e bellissima, perché a parer mio all'interno di un clan si è una famiglia, e quindi con tutte le persone appunto che sono legati in questa maniera si può veramente vivere in armonia questa grandissima esperienza che è il clan, e anche si può veramente puntare a traguardi veramente grandissimi, perché se siamo tutti così uniti è veramente fantastico. Ma passando in rassegna anche i contatti di WhatsApp, tanto per vedere un po', posso dire che Element, quel grandissimo Rise Element, è stato il primo con cui ci ho veramente giocato assieme, giocato e anche parlato, perché lui, appena io sono entrato nel gruppo WhatsApp, mi ha chiesto subito l'ID PSN e veramente abbiamo giocato subito a FIFA, mi ha fatto il culo con la squadra che ha lui perché è una belva, e sulla Play 4, ed è stato il primo con cui ci ho avuto modo di parlare anche un po' più approfonditamente. Poi logicamente il capo Frix, ragazzi, col capo ci parli bene o male quasi sempre, e veramente è strasimpatico anche lui, e mi hanno accolto tutti molto bene, quindi anche con lui nulla da dire. E la stessa cosa vale per Peppi e anche per Jack, che sono veramente grandissimi leader, e penso che appunto, e anche Mickey, ragazzi, anche Mickey è un grandissimo leader, ne stavo dimenticando uno infatti, e penso che veramente faremo tanta strada con questo clan, perché siamo molto uniti e molto, appunto, abbiamo legato molto con queste amicizie, diciamo che alla fine sono anche virtuali, ma chissà, magari in futuro tramite fiere eccetera eccetera magari ci conosceremo anche tutti. Comunque, leggendo poi Call of Ed, non l'ho conosciuto ancora molto bene, diciamo così. Poi anche Cesco, sì, ci scriviamo qui su WhatsApp, sul gruppo, però anche lui insieme a molti altri non ho stretto più di tanto. Poi il mio grandissimo amore, ragazzi, non posso dimenticarmi, a Scary insieme a Demolitor, le mie due muse ispiratrici, ragazzi, no? Comunque con Scary, non so, è nato tutto dai commentary, alla fine abbiamo creato un rapporto di fidanzamento. No, sto scherzando, logicamente non sono insieme a Scary, però insomma c'è un gran feeling. Poi ci sono molte persone che non ho ancora salvato e quindi non posso bene o male dire un parere su di loro, e c'è il grandissimo Lime, che c'erano insieme ancora al tempo dei Rush, quindi ragazzi, anche Lime ho un buon rapporto con lui, abbiamo parlato tanto anche al tempo dei Rush, e quindi ecco, insomma, è entrato anche lui da poco, insomma non da moltissimo. E poi anche Locrox, che è una persona con cui ho giocato parecchio. Comunque il gameplay sta per terminare, io non mi sono neanche accorto, quindi vi invito a passare da tutte le pagine Facebook, Twitter, lasciare passare anche del mio canale se vi va, che sarà qui in descrizione. Il gameplay cazzo è arrivato al termine, lasciate un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, 150 like. Da Mystic è tutto, ci becchiamo ad un prossimo video, bella. Yeah.